Hai urlato abbastanza. Io urlo. Davide, questa è per i fiorentini, diciamo. Sì. Tu hai cominciato con la scuola di cinema di Beppe Ferlito a Firenze, avevi neanche 20 anni, andavi alle scuole superiori, hai rischiato di farti bocciare. di bocciare continuamente, sì. E poi invece ti troviamo a Cortinametraggio, avete fatto un bellissimo corto, tra l'altro, che si chiama Subtitles, sottotitoli, che è una corsa dentro tanti stereotipi del cinema, tante cose che il cinema fa. Come lo racconteresti il tuo corto? Ma lo racconterei, mi piace raccontarlo come un esperimento, insomma, ecco, perché è nato proprio dall'esigenza di vedere fin dove potevamo arrivare. Dato che il mio primo corto, Fuck Different, era comunque un cortometraggio tutto in POV, quindi in qualche modo si rompeva anche lì la quarta parete, volevo continuare a sperimentare un po' questo gioco qui, e quindi volevo trovare un'altra maniera in cui gli attori avrebbero potuto guardare in camera, perché mi piace l'idea che lo spettatore in qualche modo si senta invaso dallo sguardo degli attori, e Alessandro mi ha proposto questa sceneggiatura molto interessante, molto giocosa, e ci siamo subito trovati, e ho avuto altrettanta fortuna a trovare due attori che riuscissero a tenere due personaggi folli in questa maniera, quindi sono molto contento per questo. Tra l'altro è girato a Firenze, anche se non sembra. Sì, è citato nei titoli di coda, quali... Cos'era? Siamo andati a Officina 14, che è una palestra privata, che poi l'abbiamo trasformata nella loro casa, abbiamo tolto tutti gli attrezzi e l'abbiamo trasformata in un loft sostanzialmente, e poi da lì abbiamo, perché l'idea era quella proprio di trovare un posto che per esigenze di produzione ci desse la possibilità di muoverci il più possibile, anche perché avevo costruito una regia molto dinamica, molto, molto veloce, insomma, anche a livello di inquadrature, e quindi abbiamo giocato su quello, quindi la location ci è venuta molto incontro, e poi anche perché avevamo insomma la crew era quasi tutta fiorentina, quindi sono contento perché sono riuscito a riunire un po' tutte le persone che mi sono portato dietro anche i lavori più piccoli, ecco, quindi è stato un tra piccolo salto le conoscenze per tutti. Mie, cioè Andrea Rapallini, che è un produttore esecutivo, qualcosa del sì, genere. Lui mi aveva fatto anche da line producer per un altro cortometraggio, e anche qui lui mi è stato molto d'aiuto, materiali sonori cinema, insomma, che è la produzione che gestisce anche Andrea Rapallini insieme a Pier Francesco Di Gazzi, a Matteo Laguni, e che comunque mi hanno aiutato anche in molte fasi produttive. Ecco. Poi c'è Caterina Marchisella che ha collaborato. Caterina Marchisella, che una volta io per lei ho fatto da attore in un suo cortometraggio, e poi ci siamo ritrovati con lei che mi ha fatto da segretaria d'edizione, quindi sono contento perché comunque ci si rincontra sempre per aiutarci indipendentemente dal ruolo. Ecco. Certo. Sì, ti ringrazio per ora, sono stordito, ma insomma ti auguro il meglio per tutto quello che farai. Uno dei tuoi progetti è legato a Firenze, che è il mostro di Firenze. Speriamo, è un progetto che sto portando avanti con molta calma, diciamo quasi a tempo libero, però chi lo sa se vedrà la luce un giorno. È un genere molto diverso da quelli che sto facendo, ma è proprio una sfida proprio anche per quello. Ti ringrazio.